It came! It finally came! The big one. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Oggi andremo a giocare il nuovo Beerus di colore blu, personaggio molto valido che sembra un carro armato dal punto offensivo. L'ho portato ad una stellina rossa, poi pian piano lo farò anche a 2+, ma prima devo avere le multi Z power. Lo giocheremo in questo God Key, avrà anche la Zenkai Bench di Goku Super Saiyan Blue alle spalle e una lineup in generale parecchio offensiva. Per gli equipaggiamenti dovreste levare il terzo e mettere quello nuovo del PvP, ma ovviamente non avendo ancora giocato devo farmarlo e trovarlo con un pallino arancione e barra rosso. Detto questo, andiamo subito a provare questo nuovo Beerus. Allora, siamo contro Mono Purple con Jiren come leader. Diciamo che non mi fa impazzire qui dentro, perché pecca sia di sinergia che di tag. Però essendo 6 stelle il nostro avversario magari ci potrà sorprendere. Allora Beerus, personaggio che dal punto di vista offensivo è davvero assurdo. Ha un sacco di danni, un sacco di pressure, diciamo che ha tutte le meccaniche che un damage dealer possa desiderare. Ha il card draw che diventa persino per 2 con la main ability che potete tirare dopo solo 5 counts. L'anti-cover sempre grazie alla main ability, la special ovviamente che dà la nuova meccanica, ovvero nullifica le revive più anti-endurance. Anche questa verde è parecchio rotta, visto che se il vostro avversario avrà al di sotto del 50% di HP, voi lo lockerete per 4 counts, quindi prenderete una kill praticamente sicura. Allora, proviamo un attimo, tiriamo le blasting nel caso entra Super Vegito. Ok, sto girando è morto, non può più fare niente. Verde, no switch, che si applica solo la prima volta, però come vedete abbiamo un sacco di danni e ci basta per scoppiare il povero Jiren. Il lock dura solo una volta, però attenzione, se tirate la verde prima che il vostro avversario scenda sotto il 50% di HP, voi non sprecherete il lock, tranquilli. Prenderete la vostra vita, prendete il vostro key recovery, però non andate a perdere appunto l'unica volta che potete lockare l'avversario. Invece per 2 volte si pesca la special dopo la verde e si dà anche il key. Poi è un personaggio che è molto forte in early mid game, poi dopo 80 counts perde qualche buff, però i danni continua a farli, su quello statene certi. In early mette un sacco di debuff, health restoration, sub count, carte che costano di più. L'health restoration è sicuramente la cosa migliore, soprattutto per quanto riguarda Blue Boys, Gogeta Ultra, che si curano di continuo. Rip Rosemasu. Sono molto molto curioso di vedere questa lineup con Vegeta LF e Zenkai. Diventa totalmente melee e Beerus insieme a quel Vegeta secondo me si troveranno davvero bene insieme. Ok. Questa non possiamo prenderla. Perfetto. E qui c'è un'altra kill immagino. Sì, sì, questa è kill. Mamma mia. Che poi sbadiglia prima di ammazzarli, davvero disrespect totale. Ok, facciamo verde. Entriamo in combo e penso che il game sia finito. Sì, vabbè, del Racing Rush, però belli danni, eh. The Strike abbiamo praticamente fatto metà HP se non di più. Picchia davvero un sacco, peccato un po' per le statistiche che non sono altissime, soprattutto per quanto riguarda le difese. Ha un buon damage reduction che equivale al 50%, però non tanca uguale, fidatevi. Ok, GG. Ok, siamo contro un God Key con Beerus Blue Boys e Vegeta God. Scontro tra godly player da quanto ho visto. Comunque, non ve l'ho detto, ma ho preso la quinta stellina. Sono riuscito alla fine a fare... Questo Beerus è morto. Questo Beerus è morto, addio. È stato bello. Mamma mia, cioè, è assurdo comunque. Se riesce a entrare un attimo in combo... Verde, fine. Il personaggio avversario è bello che esploso. Dicevo, sono riuscito a prendere poi la quinta stellina,
facendo il godly, principalmente usando droids. Non ho usato solo droids, chiariamo, però 8 partite su 10 sì, quindi è stato divertente, anche se hanno ancora bisogno di una bella bella mano. Però intanto la quinta stellina firmata principalmente per i droids, sono anche contento di aver portato la scalata proprio con loro, mostrando game contro team parecchio forti e meta, almeno qualcosa di nuovo. La prossima la porterò sicuramente col God Key, già ve lo spoilerò. Ok, Beerus è esploso subito, però ora ci sta mezzo clutchando, quindi siamo calmi. Addio alla tua sfera. Mi dispiace perché Rosemasu alla fine portava supporto, però appena uscirà quel Vegeta Zenkai, a parte che un po' di supporto lo dà Vegeta, perché ogni carta buffa sia se stesso che gli alleati. Ma poi se magari gli danno qualche altra unique, proprio entra in campo e buffa, che ne so, del 20% tutti i God Key, a prescindere, sarebbe tantissima tantissima roba. Davvero. Ok, sto giocando come un bot ora. Panic Swipe all'infinito. Devo smetterla di parlare e concentrarmi un attimo. Allora, mettiamo Beerus. Mettiamo Beerus. Facciamo main. Così abbiamo l'anticover. Non so se può entrare Vegeta. Comunque, noi ci proviamo. Green, stavolta senza lock, perché ricordo che l'ho già usata. Però non poteva switchare. E questa è un'altra kill. Sto Beerus, vi giuro, offensivamente parlando, è un mostro. È davvero un mostro. Lo sapete che mi sa che lo ammazzo senza Racing Crash. Un strike special ed esplode. Mamma mia, GG. Finalmente ho incontrato questo team, ma soprattutto Frieza Revive. Ora, lo vedete questo bellissimo Frieza? Appena lo prenderò con la special di Beerus, vi farò vedere la nuova meccanica. Colui che esplode, animazione unica, davvero soddisfacente, fidatevi, soprattutto dopo aver giocato un'intera season con droids contro lui che non potevo fare nulla, né all'endurance né a revive. Giocare questo Beerus è una liberazione. Ah mio dio, i danni. Poi Blue Boys qui dentro non sono Zenkai Benchiari, e fidatevi che si sente la differenza, soprattutto per quanto riguarda le difese, perché vengono abbastanza sciolti. Non è tipo Mono Purple che abbiamo 4 Zenkai Benchiari alle spalle. Allora ti tolgo una sfera, proprio come fai tu all'entrata. Questo è kill, morto. Facciamo così. Anticover, se vuoi mettere Fisa fallo, non l'ha fatto. E allora, verde, bloccato, e neanche mi serve la special, perché fa dei danni allucinanti questo Beerus. Fa dei danni pazzeschi. No, non mettere Racing Crash. Non voglio mettere come ultima partita questa. Ok, ma lo tanca Rosemasu? Oddio, mi sa che è Saiyan come tag, perché c'è Rosé, no? Come assist. Dede la madò. Me l'ha demolito. Rip. Va bene, scusa Rosemasu, colpa mia qui. Ok, verde. Eccolo. Eccolo. Oddio, dimmi che non l'ammazzo con la seconda strike. No, ok, stavo facendo fin troppi danni. Adesso possiamo dire addio al tuo revive. No, dai, ma cosa forfetti? Ok, siamo contro Saiyan con Purple, Purple e Yell. Diciamo che è un mono Purple e ci ha messo Bardock dentro per giocarlo come leader. Diciamo che è così. Ok, calmi. Andiamo subito con il buon Beerus. Tankano parecchio, sono belli pompati. Le blast non fanno tanto, anche perché poi sto usando l'equipaggiamento, quello di Beerus, che gli debuffa le blast. Quindi non hanno nemmeno chissà quali danni di base, pensate con i debuff. Aspetto di farmare il nuovo equip con doppio strike attack più special move, che è semplicemente perfetto per questo Beerus. Ok, switchiamo subito a Rosemasu prima che mi lock, esatto, mi prende di ultimate. E possiamo andare in combo. Ok, buono, anche la sfera è andata. Basta che non entro in combo adesso, se non problema.
Ok, allora, se facciamo così... Ti prego, non entrare con Bardock. Sì, è morto. Andiamo. Dovrebbe essere morto. È vero che la combo era un pochino lunga, però un milioncino me lo fai? Sì, che me lo fai. Se special picchia, che è una meraviglia. Ok. Sì, che poi, oltre ad essere buffata quando la tiri all'attivazione, anche quando affronto un nemico lui si buffa la special. Guardate che danni fa. Cioè, guardate che danni fa sto virus. È impazzito totalmente. Ok. Qua sono bloccato. Allora, se vinco il Clash ti ho Racing Crash, perché tanto poi non potrei fare niente. A sto punto gli levo l'Endurance e ci togliamo un problema. Anche perché sennò l'unico modo che ho di toglierla sono le special move. Ok. No, ce l'ho parato, Rip. Sto pure bloccato ora. Lo Semasu mi sa che ti devo sacrificare. No, ok, questa qua lo tanchi. E qua entriamo anche in combo. Peccato non avere una special. Peccato veramente. Qua rischio Racing Rush. Ok. Niente blast purtroppo sui boys. Ok, possiamo switchare. Racing Dash mi sa che l'ha già tirato e mi sto confondendo. Ah no, eccolo, ok. Non so, non lo tirava più, potevo tirarlo più volte. Alla fine l'ha sprecato. Di meno scordato è quando entri in campo con Beerus ti leva il ki Bardock. Cioè, in generale, quando entri in campo contro Bardock ti leva il ki. Però l'abbiamo esploso ugualmente di special. Perfetto, GG. Comunque danni davvero altissimi. Ok, siamo contro un altro God Key con Beerus, Zamasu Zenkai e Gogeta Blue. Ne sto vedendo un po' di Beerus Mirror, ma perché prova del personaggio, è normale. Il colore Mirror è un po' bruttino, quello verde. Facevo un po' schifo. Ecco, abbiamo preso... Te la faccio tankare? Ok, ok. Sto Beerus, ripeto, non è assolutamente tank, anzi è abbastanza fragile, Però alla fine... Con una stellina rossa, magari poi lo porterò a due stelline rosse, un pochino riesce a reggere. Non tanto, però non è nemmeno fatto proprio di carta. Servono le stelle però, Perché stelle alte più 50% di damage reduction, a quel punto riesce a tankare qualcosina. Proprio il minimo indispensabile per sopravvivere. Se invece l'avete a stelle basse, vi sputano addosso e crepa. Ok, qua ho proprio buttato quella special, volevo predictare delle blast, peccato che abbia sbagliato. Questi sono parecchi danni. L'ultimate devo farla tankare a Beerus, sperando che non muoia. Altro test sul, sul damage reduction di Beerus. Bravo, bravissimo, bravissimo. Ma questa è una verde in mano che campera così? Secondo me la verde in mano. Eh sì, dai. Era abbastanza chiamata. Allora, main, così mi prendo l'anticover. Ho paura che entri Zamasu. Ah, non c'ho danni necessari per... Peccato. Fate entrare Zamasu nel momento giusto, se no facevo strike, green, special. E Gogeta Blue era bello che esploso. Tiriamo una verde per curarci, tanto, ripeto, non sprechiamo il lock. Lo avremo fino a quando il nostro avversario... Non avrà 50% HP o inferiore. Questa la possiamo schivare. Racing Rush subito. Zamasu, levati. Che sei sicuramente quello più tank. E mi stai dando parecchio fastidio. Comunque questo Beerus con Vegeta, con delle unit free to play che usciranno, che sono curioso di vedere quanto saranno forti, il God Key mette le basi per il quarto anniversario. Qua lo dico e qua lo nego. Infatti comincerò a farmelo tutto bello settato Z/Z+, ci comincerò a rankare parecchio, a capire le meccaniche dei personaggi, perché devi essere bello pronto per il quarto anniversario, perché
Ah, poi il mio diventerà proprio top 1/2. Poi bisognerà vedere come si svilupperà il meta, eh. Però do fiducia al 100% a questo team. Ok, Rosemasu, mi dispiace, ma devi morire. E qui ce la deve risolvere sempre lui, il protagonista dello showcase. Ancora i Blue Boys vivi, eh? Però se fa tutto Beerus è ancora meglio. Ok, pensavo che avesse una verde in mano, invece no. Questa è kill. Come vedete, verde, no switching, ovvero lock. L'ho usata al 108, quindi parecchio tardi. Ma non ci interessa, perché questa è kill garantita. Cioè, quella verde, se locca e state in combo, voi avete una kill al 100%. Cioè, siete sicuri di fare danno. GG. Ok ragazzi, considerazioni finali su Beerus. Per quanto riguarda il pacchetto offensivo, non potete chiedere di meglio da un damage dealer. Al contrario, a difese non siamo messi benissimo. Non ha cover speciali o utility che possono stoppare una combo ed è fragile per via delle sue statistiche basse. Comunque, personaggio promosso a pieni voti, sono convinto che sarà un buff fondamentale per il futuro del God Key. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo domani con un prossimo video.